La città sembra quasi morta. Chi lo sa quando finirà? Anche qua hanno fatto tagli alla sanità. Acciù! 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 Ecco il fornaio col coronavirus. Tutto il comune infetterà. È da un mese che oramai è tornato da Shanghai, ma il tampone non si fa. Ma non rompere, Ben! Oh, buongiorno anche a te! Stammi lontano! Non sono malata, sto solo andando a comprare della carta igienica prima che finisca, se no dovrò usare... Certo, certo! Marì, il plexiglass non si monta da solo! È una ragazza che si crede immune, la mascherina non ce l'ha. È un'ondrice prima o poi ce la toccherà anche a noi. E la curva non crediamo scenderà. Acciù! Covid! Io resto a casa. E ciù! Salute! Mi passerò! La scuola è chiusa! Sii positivo! La pandemia di certo non mi avrà. Ah, ancora tu? Ho trovato la carta igienica, non mi serve più. Ti sei lavata le mani? Avete siringhe e disinfettante per caso? Oh, ma non devi ascoltare Trump! Era per chiedere. Allora prendo Stephen King. Sei sicura? Ma poi ti vengono gli incubi! Beh, sempre meglio delle dirette, dei flash mob sui balconi, degli hashtag andrà tutto bene. Si chiama Pietro, sei pregata di non ridarmelo indietro marrone. Ci proverò. E ora sparisci! Che modi! Spero di averla infettata per bene. Le cola al naso e ha una forte tosse, ce l'ha mandata Belzebù. Di che cosa soffrirà? Morirà, neanche lo so. Siamo certi che abbia pure l'HIV. Questo virus non è come gli altri e Boris Johnson lo sa già. Una positività un po' ambigua in verità, e se fosse immune più di noi lo scopriremo prima o poi. Dopo stati attenti.